questo è un video tutorial molto ma molto particolare, perché adesso voglio farvi vedere una cosa, o meglio, la vedete già. Questa è una tastiera M-Audio. Quello che è interessante è che è portatile, perché pesa veramente poco, ha 61 tasti, quindi non è proprio una figaggine come questa che ho dietro, che è un pianoforte che pesa un quintale, passa, e ha i tasti pesati come un pianoforte reale. Questa ha i tasti semi pesati, però con un quick lock e la tastiera più il portatile si può fare musica live dovunque. E io ho semplicemente collegato la M-Audio, vi dirò anche il modello, M-Audio K-Station 61, e solamente collegandola con la presa USB MIDI si alimenta da sola e viene vista da Linux, non ho dovuto configurare niente, e l'ho solo impostata in alza. Allora, nel pannello di connection jack vi faccio vedere che ho aperto il mio Qsynth. Qua vedo che KStation 61 l'ho collegata al synth, che è doppio perché ho due suoni, ho pianoforte e string violini. Adesso io suonerò e penso che devo impostarlo bene. Allora, system, pulse audio, pulse sync. In questo modo qui voglio sentire anche quello che sto suonando. Sì, non è proprio una figaggine come un pianoforte reale, però se uno deve fare delle sessioni live con suoni tutti spaziali e altre cose, può aprirsi il suo fighissimo Legacy Cell, per esempio, che sto utilizzando molto bene, che è quello che di solito ha quel suono, che ha anche la batteria che batte, e quindi mi dà il tempo per fare musica da discoteca, cioè questo. Che è già un buon suono. Poi, volendo, posso aprirmi un altro synth. Tanto posso aprirne tantissimi su Linux, non ho problemi. Pro 53, anche questo viene visto da subito. E ho tutti i suoni assieme. Quindi, in teoria, posso provare a fare la versione da discoteca dello stesso brano. Un po' fastidioso. Nella descrizione di questo video vi linkerò una pagina importante, il subito.it, perché oggi pomeriggio ho scoperto che un mio carissimo amico sta vendendo la stessa tastiera. Quindi, siccome io vi ho garantito facendo questo video che la tastiera funziona e che è una figaggine atomica, se volete provare a fare la stessa cosa che sto facendo io con l'audio di Linux, potete farlo acquistando quella tastiera, perché è nuova, non l'hanno mai utilizzata, e se l'avessi saputo l'avrei presa io. Scusatemi se per un bel po' di video mi avete visto, ma quello che mi interessava in questo video era farvi vedere la mia tastiera. Io non sono figo come la tastiera che ho preso. Per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.